esterne. Piero Brindisi. Il primo Brindisi lei anche lo dedica. Non devi nemmeno una uguale a quelli di prima. Vabbè, no. Lo dedico. Non lo so, non ho seguito, quindi. Lo dedico a noi tutti, guardia svizzera e non. Ecco. Okay. Hai detto il nome, non è uguale. E non è, non è uguale. Che negli anni sono stati lui con Branco Alfredo e anche altri amici nostri. Anche Romano. Il Romano e tanta gente che. Daniele. Tanta gente che negli anni. Aspetta, Daniele che nonostante tutto il giuramento l'ha fatto. L'ha fatto e mi sta finito. E si è ubriacato. E ha finito la sua giornata del pomeriggio. Daniele non sarà piaciuto della guarda svizzera. A tutti noi che in 20 anni siamo stati sempre uniti e siamo sempre divertiti. Salute. Bravo! Bravo! Brava! La testa, la testa! La testa! Questa che tu la chiami una testa, io la chiamo gallina! Secondo me si deve tipo a tutte le guardie non presenti in questo momento per motivi, per vari motivi, quindi. Lavorativi più. Lavorativi, di studio, quindi. Diego, Matteo, Rocco. Rocco, Davide, Rocco. Davide, che motivo è? Davide, di lavoro. Di lavoro? Ah. E a tutti quanti, dico. Anche quelli non possono essere presenti per motivi validi. Scusa loro. Ed ecco che viene scartata e consegnata la ferma del Legatus, che sta adesso per ricevere dalle mani gentili ed affettuose del nostro amico Alfredo. Volando martellini. Come potete notare, la felpa gialla con scritto Legatus al nostro carissimo e fedelissimo compagno Ignazio Ferro, a lui la felpa delle guardie svizzere. Ora lo indosso con estremo orgoglio. Orgoglio e vigore interno. Molta fierezza, ragazzi. Sono fiero di far parte delle varie svizzere. Però la goccia è troppo piccola. Devi per stendere le acque, no? Eccolo, eccolo lui. Attenzione, attenzione, un piccolo dettaglio. Qui un attimo i lacetti sono ancora legati. Segno che la felpa è vergine. Che adesso Ignazio sta. La macchiata di vino. Adesso Ignazio la sta sverginando con tutta la sua potenza. Potendo dare. Siete allegatus. Guardatelo in tutta la sua bellezza. Guardate soprattutto la bellezza di questo ragazzo che fa parte delle guardie svizzere. A lui il terzo brindisi. Il terzo brindisi lo faccio a due cose contemporaneamente: all'alcol e alla figa. La causa di e la soluzione A. Tutti i problemi della nostra vita. Ho già verificato la funzione. Diciamo che la figa era il caso. Bravo! Chi tocca? Sono sia la causa che la soluzione. Ed ora, ragazzi. A causa poi. Un'altra figa. Con molta gentilezza e calma tecnica, vi presento l'Equest, che ora si sta facendo massaggiare dalla sua consorte il pettorale massiccio e ora si accinge al primo brindisi guardingo. Ma ringrazio io. Allora, a me già mi suona male perché sono il quarto e quindi sono stati fatti 3, 6, 9 brindisi. Adesso ti voglio sentire. Qualcosa. E non è stato ancora fatto un brindisi alla mozza. E quindi mi ritengo obbligato. Io non lo volevo fare, te lo giuro. Mi ritengo obbligato a fare un brindisi alla mozza. Farà il culo, ma non ho una mozza particolare. Ah. Soprattutto alla mozza di Sara. Di Cristina. Mettiamoci anche. No, le spose di Boes. Le varie madri. Sorelle, cugine e tutti appo tipo anche le nonne, perché Irma non vendeva la mozza, Irma tipo va a tutti pure le nonne. La nonna di Roberta sono. No, la nonna di Davide. La nonna di Davide. Cioè la nonna di Davide sarebbe. Quando io nasco solo ci ora. E aspetta, io non preso di lavoro queste mozze. Sempre a parte. Però lui di cugine si lasciava sempre una. Chi è? No, quella di Sandarelle. Dice il peccato ma non è il peccato. Ce lo dici? Sandarelle. Sandarelle.
Allora due cugini, aspetta. Di Simone. Ragazzi, chiamano di Simone Amato. Gloria, quella secondo me non è. Gloria, nada. Chi era l'ultimo? Barbara Ignazio. Agnetro. Quella mi spucca proprio, capito? Allora ti fa nominare. Chi è la cugina? Ah, quella è quella. Quella? Quella se tu quella vuole la segneta. Quella se ti chiappa tu stucca, quindi mai una vicina che fa. Non va chiappa. Allora ecco, un brindisi alla cugina di Ignazio. La tua. Daria. Daria. Daria, quello è il pronome. È chiaro. No, la trovo. Allora, mi ricordo chi è. Chi è? Cos'è la cugina di Ignazio? Può pensare a quella. Ma chi è Daria? Cugina di Ignazio.